Poi, Francesco, Ciao Ciao. Fene. Però riesco a seguire solo mezz'oretta perché poi dopo un impegno. E poi stasera forse se c'è lezione mi collego alle 7:30 e riesco Sì, a seguire mezz'ora. Ok. ciao Francesco. Allora, partiamo subito con la scheda. Anita, la doppia striscia continua in figura permette il sorpasso se consentito senza superare. Ok, Davide, la distanza di sicurezza è commisurata anche il tipo di veicolo che segue il passo, ovviamente essa è il veicolo eventualmente, ma non del tipo di veicolo. Ardita, ce l'abbiamo da casa oggi. Ardita, ok. Francesco, se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna fasciargli la testa. Alto. Falso, certo. Fede, in caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate. Falso. Falso, certo. Irene, il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è 15 metri. Falso. Falso perché 20 metri come sgombra neve. Allora, Sveva. Ok, Ardita, buongiorno. Buongiorno. Allora, sei pronta? Sì. Dai, il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dai taxi. Vero. Certamente, sì, perché magari sono disattenti e quindi dobbiamo fare attenzione noi. Valentino, aggiungiamo Valentino. Ok, c'è qualcun altro che mi attesa? Ok. Anita di nuovo, una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare lo scarso livello del liquido idraulico dei freni. Vero, potrebbe essere una causa per cui si accende la spia, certo. Davide, lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta sinistra. Assolutamente sì, ma andiamo sempre per avere la certezza che abbiamo nessuno che ci segue. Da vicino. Francesco, su strade a due corsie per senso di marcia, come questa qui in figura, in caso di intenso traffico, i ciclomotori a due ruote possono circolare sulla corsia di sinistra. Passo Ciao che Betty. i ciclomotori devono sempre stare e occupare solamente la corsia di destra. Perfetto. Fede, il segnale raffigurato può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse. Falso. No, dove c'è il ponte mobile? È previsto che ci sia l'unico pannello distanziometrico, quello del passaggio a livello. Ci sarà comunque solamente quello, con tre diagonali rosse. Non c'è quello con le due a 100 metri e non c'è quello con una a 50 metri. C'è solamente quello. Ah, ok. Vero? Irene, l'assunzione di alcol rende meno sicura la guida poiché può provocare eccitazione e imprudenza.
Vero. Certo. Ardita, l'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza. Ah, scusa, mi ero dimenticata di attivare il microfono. È vero. È vero, certo, quindi sempre la cintura di sicurezza, se no effettivamente potrebbe essere pericoloso. Sveva, la quantità di attenzione che si può prestare alla strada mentre si guida è illimitata. Oddio, vero. No, dai, illimitata mi sembra un po' eccessivo. Credo. Valentino, il pannello integrativo raffigurato indica che dopo 3 ore il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o bloccato. Vero. No, non c'è scritto da nessuna parte che dopo 3 ore, dopo un'ora, dopo mezz'ora. Potrebbe essere già subito se il nostro veicolo dà fastidio, come potrebbe essere magari anche da 5 ore. Il segnale non mi dice da quanto me lo tolgono, eh? Ok. Sul motociclo, il livello del liquido dei freni si verifica controllando la porta vaschetta trasparente. Vale? Non c'è più. Sentici. Vanno, mi senti? Niente, Anita. Sui motocicli, vero, ok, perché anche per quello c'è una vaschetta come l'automatia, come per l'autoveicolo, c'è una vaschetta trasparente che ci permette di controllare senza smontare niente il livello del freno. Davide, il segnale raffigurato è impiegato su strade che godono del diritto di precedenza. Falso, perché devo dare la precedenza, per cui non godo del diritto di precedenza, certo. Francesco, la sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti azionando le luci di emergenza. Vero. No, non è No, consentita in doppia fila, neanche azionando le luci di emergenza. scherzavo. No, beh. Okay. Era una battuta, Beppe, scusa. Ah, anche se c'è quella brutta abitudine. Fede, nella situazione rappresentata in figura, il veicolo C, che è quello, l'autotreno grigio, deve attendere il transito dei veicoli R, A e H. Vero. Guarda un po', chi è che passa per primo? Falso. Falso. C è quello che va via per primo, perché H e A devono dare precedenza, quindi in ogni caso non saranno per primo. Poi tra R e C, chi è che ha la destra libera dei due? Per questo deve aspettare. E C, quindi va via per primo. Ok? Quindi non è l'ultimo, ma è primo. Poi va R, poi va A e poi va H. Ok? Sì, mi ero un attimo confusa, ho fatto tutto l'altro ragionamento, Irene, niente. Sì, poi adesso che mi hai fatto vedere. il segnale luminoso in figura è un semaforo per i veicoli. Vero. Sì. Ardita, il delineatore raffigurato si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa. È vero. Certo, lo troviamo sull'esterno della curva proprio per indicare, soprattutto sulle strade urbane, dove c'è scarsa visibilità di notte, che la curva è particolarmente stretta. Sveva, il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che sulla strada sono legati alla presenza di velocipedi, quindi le biciclette, mezzi dotati di massa modesta, quindi piccolini, e caratterizzati da bassa velocità e possibili oscillazioni trasversali. Vero. Certo. Valentino, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli di autostrade e strade urbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spazio di traffico anche alle altezze dei varchi. Vero. Vero, abbiamo visto che c'è la revoca della patente immediata, è qua. Vale?
Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada. Vero. Ok. Mattia, in caso di arresto prolungato in galleria per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del riciclo dell'aria all'interno del veicolo? Vero. Assolutamente no, anzi, è quello che dobbiamo fare perché siamo in galleria, in coda. Ok, respiriamo solamente il gas di scarico perché non c'è un grosso ricambio d'aria, siamo chiusi in galleria. Per cui evitiamo che con questo comando entri aria chiaramente inquinata dentro il veicolo. Quindi lo dobbiamo azionare. Anita, il fenomeno dell'acquapiene riduce lo sbandamento del veicolo. Falso perché lo aumenta, anzi. Davide, il segnale prefigurato si trova all'inizio di un'autostrada. Esatto. Francesco, il segnale prefigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal punto in cui si ha l'aumento di corsia. Non ho capito, aspetta. Allora, ci dice che qua sotto ci può essere scritto tra 500 metri, 500 metri, Ah, vero. da una corsia vengono due. Vero, vero. Esatto. Fede, il segnale prefigurato è un segnale di indicazione. Falso. Falso, che segnale è, Fede? Obbligo di Brava. prescrizione. Perfetto, bravissima. Irene, è vietato condurre un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo di veicolo. Vero? Certamente. Ardita, in presenza del segnale prefigurato è consentito il transito alle autovetture. È vero. Certo, perché il divieto di transito è solamente per gli autobus, quindi tutto quello che non è un autobus può circolare. Sveva? Ah, più niente, Sveva, abbiamo finito. Ok, perfetto. E andiamo con le nostre patenti, che oggi abbiamo le patenti B. Quindi le patenti A le abbiamo finite ieri, spero che ci sia tutto chiaro, sennò poi le ripetiamo, se c'è qualche dubbio. Beppe, posso Beppe. fare una domanda prima di iniziare? Dimmi. Stamattina, mentre facevo i quiz, mi è capitato diverse volte una domanda in cui diceva che la sospensione della patente, veniva quando, per esempio, la persona non è più in stato di quesiti morali, una roba del genere. Sì. Ma cosa intende per quesiti morali? Allora, no, prima di tutto la revoca della patente, viene revocata, non solamente sospesa. Vuol dire che sei finita in carcere e che quindi sei in prigione. Che quindi non E sei in più. quel caso viene revocata Viene completamente? revocata completamente, sì. Ok. Non sei più moralmente una persona corretta. Ok? Ok. C'era Va qualche bene. altra domanda, Francesco, forse? Sì, Beppe, Dimmi. io dovrei fare la visita stasera. Sì. Alle A che ora c'è il dottore? 20. Inizia alle 20? Sì. No. Ok, Se va vuoi bene. venire prima, che così facciamo un po' di lezioni. Vedi te. Ci provo, Va bene. perché essendo in mutua non so a che ora posso liberarmi. Ah, va bene, va bene. Va bene, grazie. Ok, prego. Allora, abbiamo detto patenti. Allora, provvedimenti, ripiego patente A e M, patente B1. Questo l'avevo finito, non mi sembra. Mi sembra di sì. No, questo. Sì, esatto. Sempre passare al paragrafo successivo, sì. Patente B1, perfetto. Allora, per quanto riguarda la patente B1, scusate un attimo che. Chi è venuto, che viene qui a fare teoria, l'aveva visto il veicolo per la patente B1, che ce l'ho parcheggiato qua fuori, ok? Quindi la patente B1 si tratta di un quadriciclo. Nello specifico potrebbe essere un quadriciclo come questo, come le macchinine che vediamo, però a differenza del quadriciclo leggero, non ha l'aggettivo leggero, quindi non si può guidare a 14 anni. Ma lo possiamo guidare esclusivamente a 16 anni. O potrebbe essere anche il quad. Allora, la patente B1, in effetti, sarà 3 o 4 anni che c'è, ok? Deve essere arrivata Elisa, mi sembra. Comunque,
Perché la patente di uno prima era abbinata, non esisteva ed era abbinata alla patente A, ok? Poi la Comunità Europea ha detto giustamente: ma come? Chi piglia la patente A non ha mai guidato un veicolo a due ruote, perché con la patente A piglia la patente della moto. Elisa, buongiorno. Per cui hanno detto: non potete acconsentire a una persona che non ha mai guidato questo veicolo, che non ha ancora la patente B, 16 anni, ok? Quindi un veicolo dove c'è differenza tra una moto e un quadriciclo di poter guidare. Per cui è stata inventata, così infatti vedete che è una B1, quindi una B piccolina. Questa patente B1. Caratteristiche 16 anni, ok? Quindi nel contempo posso guidare anche solamente AM, quindi posso guidare solamente i ciclomotori. Non posso guidare nessun tipo di moto, ok? Mi dà la possibilità di guidare questi veicoli qua, che sono effettivamente i quadricicli non leggeri, per cui abbiamo una velocità che può arrivare fino a 80 km/h, quindi viaggio abbastanza, diciamo, è abbastanza veloce, considerando che non lo possiamo utilizzare in autostrada e non lo possiamo utilizzare sulle strade principali. Quindi sulle strade normali e stradali, che la velocità massima è 90, 80, mi sembra già buono, in città anche, ok? Con il vantaggio che in città è piccolino, dimensioni ridotte. Poi, se ce l'avete come mio, che è completamente elettrico, può andare nella zona ZTL, parcheggi dappertutto, quindi a veicolo, diciamo, effettivamente ad uso urbano è più che valido. Oppure, nell'eventualità che a me piacerebbe guidare il quad, con la patente B1 lo posso guidare. Ripeto, non è da non confondere con la patente A, anche se effettivamente la struttura è quella di una moto, però non è sufficiente la patente A, bisogna proprio prendere la patente B1. E comunque mi dà la possibilità di guidare tutti i motocicli, tutti i ciclomotori, scusate. Quindi questo è abbastanza veloce e ci ritogliamo subito queste quattro domande che ci sono, perché finisce qui la patente B1. Ok? Anita, aspetta che lo facciamo un po' più grande, così lo rendiamo più visibile. Ok. La patente di categoria B1 abilita anche la guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1. A1 A1 sono le motociclette, eh? Con la patente B1, porca miseria, oggi abbiamo un problema sul volume. Con la patente B1 abbiamo detto solo i quadricicli non leggeri e ciclomotori, non la 1 è la moto 125. Ok? Davide, la patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri con manubrio quad. Ok. Francesco, la patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età? Francesco, non ce l'abbiamo più. Via. Niente, Francesco. Fede, la patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età? Vero. Ok. Irene, la patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli con o senza carrozzetta di cilindrata fino a 125 cm cubi di potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW per chilogrammo. Vero? Attenzione, No, falso. falso, perché questa stiamo parlando della patente A1 con queste caratteristiche qua. Abbiamo detto B1, niente moto, massimo motorini. Ardita, il titolare della patente di categoria B1 che intende conseguire la patente di categoria B dovrà sostenere solo un esame teorico integrativo. È È falso. falso perché io prendendo la patente B1 faccio già l'esame di teoria. Per cui se Ok. poi voglio prendere la patente B devo solo fare un esame di guida sull'autovettura. Perfetto. Ma scusami Beppe, nelle domande ho trovato anche fare un esame di pratica su un veicolo apposta per la patente, no? Cioè su un veicolo specifico, scusami. Su un veicolo specifico, sì, perché Ah, devo fare l'esame su un veicolo per cui io sto pigliando la patente. Quindi se sto pigliando la patente B, devo fare l'esame su un'autovettura, non su un autobus. sì, quello sì, ma mi diceva su un veicolo,
Pensavo magari solo sulla macchina, non su, non so, adesso mi vengono in mente altri esempi e ho vagamente la domanda che in questo momento non mi sta tornando in mente, volevo Dovrei farla. vedere la domanda perché varia anche da come è messa la domanda, la risposta. Quindi bisognerebbe vedere Ok. bene la domanda. Poi magari ma, se la trovi mandamela o segnala, ok? Ok, va bene, grazie. Prego. Sveva, la patente di categoria B1 abilita a condurre alcuni tipi di quadricicli noleggeri. Vero. Ok. Valentino, con la patente di categoria B1 si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha già compiuto i 18 anni di età. Falso, Falso. perché i tricicli li guidiamo con la patente A. Vane, la patente di categoria B1 abilita a condurre le autovetture monoposto o con un massimo di 3 posti, compreso il conducente, purché sui circoli senza passeggeri a bordo. Falso. Vabbè, hai risposto te, fa lo stesso. No, sono io, ma sì, io Ah, sì, te, Vane. l'ho collegato mentre arrivavo. Ah, allora. Allora, Vanessa. Sì. Va bene. Bon, andiamo su quello più importante per quanto riguarda adesso la patente B, che è quello che ci interessa effettivamente. Quindi B1, vedete, sono abbastanza semplici come domande, ci sono proprio 4-5. Allora, patente B. Prima di tutto, quanti anni servono? 18 anni, esatto. Quindi a 18 anni, una volta che sono diventato maggiorenne, posso fare richiesta per prendere la mia patente B. Cosa possiamo guidare con la patente B? Possiamo guidare un mucchio di roba, perché non solamente le autovetture. Possiamo guidare allora tutti i ciclomotori, ok? Quindi infatti mi copre, vedete, la patente B mi copre la M, quindi tutti i ciclomotori a 2, a 3 e a 4 ruote, ok? Essendo proprio piccoli. Ma non solamente in Italia, però attenzione, solamente in Italia possiamo guidare anche le motociclette fino a 125 cm3, 11 kW, però solo in Italia. Poi possiamo guidare i tricicli e quindi di conseguenza tutto quello che ritenevamo con la patente A1. Quindi con la patente A1, se vi ricordate, motocicli fino a 125 cm3, tricicli superiori a 15 kW solo se si è già compiuto 21 anni e quadricicli di qualsiasi tipo. Quindi in questo caso si sono dimenticati di mettere anche la B1. Quindi con la patente B posso guidare anche i veicoli della B1, quindi posso guidare i quad e posso guidare i quadricicli noleggeri. Ok? Quindi abbiamo già una buona vastità di veicoli che possiamo guidare, ma non è finito. Va bene, iniziamo allora. Poi posso guidare chiaramente quello che mi interessa maggiormente, le autovetture, quindi quello che noi chiamiamo normalmente macchina, che il codice della strada le definisce come autovetture. Con 9 posti, compreso il conducente, quindi quelle che sono anche quella specie di minibus piccolini, ok? L'importante è che non sia in 10 posti perché sarebbe già un autobus. Poi, non abbiamo ancora finito, possiamo guidare gli autocaravan con una limitazione di portata, di massa complessiva a pieno carico, di 3,5 tonnellate. Superiore a 3,5 tonnellate, ricordiamo che ho bisogno della patente C, ma fino a 3,5 tonnellate sono già quelli che si vedono in giro per le strade. Per quanto riguarda gli autocaravan, non c'è la domanda, comunque il massimo 7 posti, quindi l'autovettura 9 posti compreso il conducente e c'è la domanda. L'autocaravan è così a titolo di curiosità, 7 posti, però non ci sono domande su questo. Ma non abbiamo finito. Con la patente B possiamo guidare anche gli autocarri, quindi quello che noi chiamiamo il camion normalmente, anche qui 3,5 tonnellate. Quindi vedete che 3,5 tonnellate ritorna spesso, perché è proprio un limite stabilito per la nostra patente B. In questo caso gli autocarri, quelli che ad esempio quelli in giro di Amazon, ho 3 ragazzi che hanno fatto la patente qua e sono andati a lavorare da Amazon. Allora, gli autocarri, ricordiamoci, 3 posti, massimo in cabina, non possiamo caricare delle persone dietro. Poi non abbiamo ancora finito. Perché? Perché possiamo guidare le macchine agricole, non quelle leggere che abbiamo visto prima, ma quelle grandi.
Per macchine agricole addirittura quelle eccezionali, quindi stiamo parlando delle mietitrebbiatrici, che sono quelle più grosse, non so se avete presente quanto è grossa. L'unica cosa che per poter circolare, quindi la patente ci viene data la possibilità di guidare tranquillamente, però per poter utilizzare ci va anche lì un corso poi a parte, che non rientra come patente, è un patentino a parte che bisogna fare poi a parte, che se vi interessa la fate. Ma se non guidate una macchina agricola non mi interessa. Comunque, la patente B mi dà l'opportunità di guidare. In questo caso ricordiamoci due posti massimo, due posti. Ok, ma non è finito. Possiamo guidare tutte le macchine operatrici non eccezionali. Macchine operatrici cosa sono? Quelle che vedete adesso che stanno scavando per mettere la fibra o cosa, quindi l'escavatore, la pala. Le macchine che si usano principalmente in cantiere. Okay? Non quelle grosse grosse che poi si usano in cava e quindi là c'è bisogno di una patente superiore, ma quelle che si usano ordinariamente per i lavori, diciamo, urbani. In più abbiamo la possibilità, guardate quante cose possiamo fare con la patente B. Allora, di trainare un rimorchio definito leggero. Perché definito leggero? Perché al massimo può pesare fino a 750 kg. Ok? Quindi, praticamente abbiamo visto che con la patente B possiamo guidare un autocarro fino a 3.500 kg. Ok? Mettiamo il massimo, Non consideriamo un autocarro, o un furgone, anche un SUV grosso, fino a 3.500 kg, a cui possiamo agganciare un rimorchio fino a 750 kg. Cosa vuol dire? Che complessivamente arriviamo a 4.250 kg. Ok? Nelle condizioni però che il rimorchio non superi i 750 kg. Stiamo parlando, attenzione, di un rimorchio per le moto al massimo, non stiamo parlando di un rimorchio tanto grosso. Però può capitare che uno mi dice: caspita, ma io ho un rimorchio che pesa più di 4.000, di 750 kg. Come facciamo? Allora, il codice della strada ci consente di guidare un veicolo trainante un rimorchio non leggero, quindi superiori a 750 kg, con l'unico vincolo che a questo punto la somma della mia motrice, del peso della motrice, più la somma del mio rimorchio non possa superare i 3.500 kg. Ok? 3.500. Quindi, ricapitolando, se il mio rimorchio pesa 750, posso arrivare fino a 4.250. Se non pesa 750 kg, ma ad esempio pesa 1.000 kg, ok? 1.000 kg con rimorchio, io ho un veicolo che ne pesa 2.500, 2.500, ok? E li posso abbinare e li posso trainare con la patente B senza nessun'altra patente. Quindi abbiamo due possibilità di rimorchio. O rimorchio leggero fino a 750 kg. Ho un rimorchio non leggero, però la somma della massa del peso della mia auto più la somma del peso del mio veicolo non deve superare 3.500 kg. Poi, detto questo, abbiamo un'altra opportunità che si chiama B96. B96 è un codice armonizzato che viene posto chiaramente sulla patente comice B01 per indicare che ho l'obbligo delle lenti. B96, anche qui un codice armonizzato, armonizzato perché vi ricordo ha validità su tutto il territorio europeo, che a questo punto mi consente di arrivare a 4.250 kg. Ok? Quindi sarà anche qui un rimorchio non leggero e mi permette di oltrepassare quello che è il limite che è stato imposto prima per i rimorchi non leggeri, che è 3.500, e mi permette di arrivare a 4.250 che era il primo caso, quello della motrice, più rimorchio fino a 750 kg. Allora, anche in questa opportunità qui, prendendo la patente B96, l'esamentatore è sempre lo stesso. Cosa mi cambia? Mi cambia per l'esame di guida che una volta che avrò fatto l'esame di guida con l'auto, se supero l'esame, agganciamo il rimorchio e mi fanno fare un altro esame con rimorchio non leggero. Mentre invece, nei primi due casi non ho bisogno di fare nessun altro esame. Una volta che ho preso la patente B, sono già autorizzato a guidare queste due situazioni qua.
Se invece io ho un rimorchio per cui compro superiore a 750 kg, quindi non rientriamo nel primo caso, ma complessivamente arrivo a 4.250 kg, allora dovrò sostenere un esame a parte e mi rilasceranno la B, patente B sempre, con il codice armonizzato 96. Ma non abbiamo ancora finito, quindi vedete che sulla patente B abbiamo tante, tante discussioni, eh? Perché? Perché io posso arrivare addirittura con un rimorchio più grande. Facciamo, porto sempre l'esempio dei giostrai. Vedete che i giostrai hanno dei rimorchi grandi, che sono quelli delle abitazioni. E quindi sono superiori senz'altro a quelli che sono i 3.500 kg, cioè fino a 3.500 kg. Allora, devo prendere la patente BE, dove E praticamente sarebbe l'estensione della patente B. Anche in questo caso devo fare un esame a parte, mentre con la patente B96 l'esame lo posso fare lo stesso giorno, quindi con lo stesso foglio rosa. La BE invece comporta che io debba fare un esame, pigliare un altro foglio rosa per potermi esercitare con un rimorchio più grande e fare l'esame un secondo tempo, ma solo di guida. Perché se vi ricordate, qualche giorno fa che abbiamo fatto la teoria, che abbiamo parlato dei rimorchi, siamo stati quasi 2 giorni a vedere tutte le caratteristiche dei rimorchi. Quindi, per quanto riguarda la teoria dei rimorchi, non c'è più bisogno di farla, perché l'abbiamo già fatta prendendo la teoria della patente B. Come anche per quanto riguarda la patente per le moto. Non avevo più necessità di fare l'esame di teoria per le moto, perché abbiamo fatto già parte della teoria delle moto sulla patente B. Ok? Quindi, in complessivo posso arrivare fino a 7 tonnellate, 3.500 kg, quindi 3.500 kg, vabbè, c'è scritto qua, 3.500 kg della mia motrice più 3.500 kg del mio rimorchio, con la patente BE arrivo fino a 7.000 kg. Ricapitolando, patente B da sola, aggancio un rimorchio semplice, leggero, massimo 750 kg, per cui arriverò a 4.250. Il mio rimorchio non è leggero, pesa di più, lo posso agganciare, sì, però a questo punto non puoi superare complessivamente i 3.500 kg. Quindi non mi impone un peso del rimorchio. È chiaro che non posso, ad esempio, se il mio veicolo è già 2.500 kg, non posso mettere un rimorchio da 3.000 kg. Devo rimanere nell'ambito dei 3.500, però è maggiore di 750. Non mi basta ancora B96. B96 arrivo addirittura a 4.250 kg, sempre la somma della mia motrice più la somma del mio rimorchio. Non mi basta ancora, piglio la BE, a questo punto raggiungo il massimo. Di conseguenza potrò guidare un'autovettura fino a 3.500 kg più un rimorchio fino a 3.500 kg, 7.000 kg. Ok, questo contestualmente alla patente B, questo successivamente alla patente B. Ricapitoliamo velocemente, prima di andare a fare domande. Allora, patente B, tutti i ciclomotori, tutti, a 2, a 3, a 4 ruote. Patente B, tutto quello che si può guidare con la patente A1, quindi motociclette fino a 125 cm3, tricicli fino a 15 kW, se hanno 21 anni, se no, superiori devono avere 21 anni, quadricicli di qualsiasi tipo e anche il quad, qua lo mettiamo perché non l'hanno messo, quindi anche il quad, ok? Quindi i quadricicli che normalmente si guidano con la patente B1. Quindi la patente B mi copre la patente AM, la patente A1 e la patente B1. Attenzione, la patente A1 solamente in Italia, quindi se vado all'estero e voglio pigliare una moto, non posso andare. Cosa guidiamo con la patente B? Le autovetture fino a 9 posti, compreso il conducente, tutte le autovetture. Poi abbiamo visto che per il primo anno abbiamo delle limitazioni per quanto riguarda la potenza, però non consideriamo quelle, eh? Noi consideriamo la patente B a tutti gli effetti. Posso guidare gli autocaravan fino a 3.500 kg, posso guidare gli autocarri fino a 3.500 kg, posso guidare le macchine agricole eccezionali, quindi quelle che pesano anche 20 tonnellate, non è un limite sulla portata, è questo. Posso guidare le macchine operatrici, quelle però non eccezionali, quindi quelle piccoline. Posso avere agganciato un rimorchio fino a 750 kg. Posso avere un rimorchio che pesa più di 750 kg, ma a questo punto massimo 3.500 kg.
Ho necessità di un immobile più grande, posso arrivare a 4.250 kg con la B96. Ho necessità di un rimorchio ancora più grande, posso arrivare a 7.000 kg complessivamente con la patente BE. Ok, ci buttiamo sulle domande e vediamo cosa riusciamo a memorizzare in questo poco tempo. Allora, Elisa, ci sei? Anche Elisa. Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3.500 kg che trae un rimorchio di massa massima autorizzata di 1.000 kg è necessario aver conseguito la patente BE? Vero, perché se noi facciamo 3.500 più 1.000 sono 4.500 e quindi con la B96 non mi basta perché arrivo fino a 4.250, per cui bravissima. Vanessa, la patente di categoria BE abilita anche la guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria A, B e C1. Falso, perché cosa abbiamo detto? Con la BE possiamo guidare AM, A1 e B1. E BE, vabbè, ma non A, non possiamo guidare in moto. Mattia, la patente di categoria B abilita anche la guida di veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1. Vero. Ok. Valentino. La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg e da un rimorchio di massa fino a 3.500 kg, anche se la massa complessiva veicolare è superiore a 4.250 kg. Falso. Attenzione, BE. Ah, vero, vero. Possiamo arrivare fino a 7.000 kg, ok? Bene. Valentino di nuovo. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente A. Falso. Falso, certo, sono due patenti completamente differenti, una non completa l'altra. Bene, Sveva, la patente di categoria B consente di guidare solo sul territorio nazionale, quindi in Italia. E se il conducente ha almeno 21 anni, il triciclo a motore di potenza superiore a 15 kW. Vero. Bravissima. Ardita, la patente di categoria B abilita a condurre le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali. La B1 non permetteva quelle eccezionali, ma quelle piccole. Sì, ma Quindi questa la qua è la patente B. è vero. È vero. Le macchine agricole, quelle eccezionali, quelle grandi. Ok, perfetto. Ok. Irene, la patente di categoria B abilita a condurre solo autovetture con al massimo 9 posti, compreso conducente. Sono indecisa su quel solo, falso. Esatto, perché abbiamo visto, hai visto quanta roba possiamo guidare con la patente B? Autocarri, caravan e tutto, quindi non solo autovetture. Esatto, bravissimo. Fede, la patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainanti, un rimorchio leggero, massa fino a 750 kg. E non ce l'abbiamo più. Via, niente, cancelliamo. Davide. Ok. Anita, la patente di categoria B con codice armonizzato 96 consente di guidare autovetture trainanti un rimorchio non leggero, quindi oltre 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 kg. Vero, B96, arrivo fino a 4.250. Ok, andiamo ancora avanti, va, che qui almeno ripassiamo che è un pochettino, diciamo, complesso questo discorso da memorizzare. Di nuovo Anita, il codice armonizzato 96, apposto sulla patente categoria B, abilita la guida di autoveicoli trainanti un rimorchio non leggero, oltre 750 kg, con massa massima autorizzata e compresso
superiore a 4.250 kg, ma non superiore a 6.000 kg. Falso perché il limite massimo è 4.250 con la B96. Davide, la patente di categoria B abilita anche la guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria AM, B1, B e B con codice armonizzato 96. Ok. Irene, la patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 tonnellate. Falso. Vero? Gli autocaravan, i camper, fino a 3.500. Ricordate i 3.500 tonnellate che sono il limite massimo, eh? Ok. Sì, 3.500 kg, non 3.500 tonnellate, 3,5 tonnellate. Ok, Irene, di nuovo. Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 kg e massa massima autorizzata di complesso veicolare pari a 4.500 kg, è necessario aver conseguito la patente di categoria B Falso? No. Allora, attenzione, BE arriviamo fino a 7.000 kg, giusto? Ok. Qui mi dice 4.500, la B96 non può essere perché deve essere 4.250 massimo. Quindi per forza se è superiore a 4.250 devo prendere la BE, anche se di poco, eh? Ok? Ardita, per guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero, oltre 750 kg, con massa massima autorizzata del complesso superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg, è sufficiente aver conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96. Rimorchio non leggero, superiore a 4. È vero? È vero, certo, perché è oltre 750 kg. Ok, quindi devo prendere la B96. Perfetto. Sveva, la patente di categoria B abilita a guidare gli autobus destinati a trasporti di al massimo 16 posti, escluso il conducente. Vero? 16 posti, gli autobus. No, falso. Falso, 9 posti, compreso il conducente, eh? Sveva di nuovo, la patente di categoria B per i primi 3 anni dal suo conseguimento non consente la guida di autovetture aventi una potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW per tonnellata o una potenza massima di 70 Vero. kW. Attenzione, 1 anno, non 3 anni. Eh? 3 anni il tasso polemico, 3 anni la velocità. Per quanto riguarda i limiti di potenza, 1 anno solamente. Eh? Ok. Ok, Valentino, la patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo. Vero. Vero, forse era questa Ardita che dicevi specifico veicolo, giusto? Come? Ardita, Ardita che mi parlavi di specifico veicolo, poteva essere questa domanda qua? Ardita, mi senti? Sì, scusa, mi ero Ah. dimenticata di attivare il microfono. Stavo dicendo di sì. Quindi Allora, mi questa dice. qui. Allora, Ma devo. vediamo. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 è quella che mi consente di arrivare a 4.250 kg. Può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente di categoria B? Sì. Subito non mi serve, perché subito non ho intenzione di guidare un rimorchio, quindi non mi serve. Mi serve magari dopo 4 anni, 5 anni che mi sono comprato il rimorchio. Allora a quel punto faccio la richiesta e faccio un esame con uno specifico veicolo, con un rimorchio agganciato, dove non posso superare i 4.250 kg. Ok, quindi nella prova per ottenere appunto la B96 sarebbe solo su quel veicolo lì. Sì, che sarebbe la motrice più il rimorchio. Ok. Dove non posso superare i 4.250 kg, però. Ok, grazie. Prego. Mattia,
La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus che trae un rimorchio di massa massima fino a 1.500 kg. Vero. Attenzione, se parli di minibus non è un'autovettura, eh? Sono quegli autobus piccolini che ci sono in centro, però sono anche autobus, sono quei Ah sì, pochi che l'ho sono letto. 16 posti. Quindi quando vedi la parola minibus non ci basta la patente B, stiamo parlando di patente D come Domodossola. Matte di nuovo, la patente di categoria B abilita a condurre macchine operatrici eccezionali. Vero. Attenzione, macchine agricole eccezionali, quelle grandi, le macchine operatrici che sono quelle che si usano nei cantieri, quelle normali, non eccezionali, quelle piccoline. Vanessa, la patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale, i veicoli che si possono condurre con la patente A1. Certo. Elisa, la patente di categoria B, conseguita dopo i 24 anni di età, abilita la guida di tutti i motocicli. No, è la patente A che mi consente di guidare tutti i motocicli. Con la patente B non posso guidare in moto. Al massimo 125. Stop. Se poi voglio guidare la moto, devo fare l'esame per prendere la patente A. Sono due patenti separate. Elisa di nuovo, la patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg e da un rimorchio di massa fino a 3.500 kg. Complesso di veicolo, motrice più rimorchio. Adesso noi immaginiamo quelli grandi, ma per autotreni il codice della strada intende un veicolo che traina col motore e un veicolo trainato o un rimorchio, anche piccolini, non eccessivamente. Esatto, con la patente BE possiamo arrivare fino a 7.000 kg. Perfetto. Mattia, la patente di categoria B abilita anche la guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A2 e A. Vero. Attenzione, abbiamo detto con la B non posso guidare nessuna moto, ad eccezione delle moto 125 che sono riferite alla patente A1. Quindi tutto quello che è diverso dalla patente A1 con la patente B non lo posso guidare, a meno che faccia un altro esame. Ma solamente con l'esame della patente B non li potrò condurre. Mattia di nuovo, la patente di categoria B abilita a condurre le autovetture trainanti un rimorchio non leggero, massa oltre 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso, quindi motrice più rimorchio, non supera i 3.500 kg o 3,5 tonnellate che disse voi. Vero. Ok. Sveva, la patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita la guida di autosnodati. Sai cos'è autosnodato, Sveva? Sì. Bene, con massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg, ma non superiore a 7.500 kg. Allora, la massa rispetto alla patente B96 è giusta, però non mi ricordo se si può guidare l'autosnodato. Ti ho chiesto, sai che cos'è l'autosnodato? Sì, so E cosa cos'è sono. l'autosnodato allora? Dimmelo a te. Sono ad esempio gli autobus che hanno. Perfetto. Quindi, con la patente B puoi guidare gli autobus? Mi No. sembra di sì. No. No, gli autobus ci va la patente D. Quindi, questa domanda qui, anche se B96 4.250 kg sarebbe giusto, ma non posso guidare un autosnodato, eh? Perché l'hai detto te, l'autobus con il soffietto in mezzo, il 36 per intenderci, ok? Va bene, Ardita, la patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente la patente di categoria B, sostenendo la prova di guida su specifico veicolo, ma bisogna aver compiuto almeno 21 anni. È vero, ma non ne sono sicura. No, non è vero perché la BE non la possiamo fare contestualmente nello stesso giorno, ok? La BE la possiamo fare successivamente, ok? Ok. E la B96 che possiamo fare contestualmente lo stesso giorno, perché è solo fino a 4.250. La BE invece dobbiamo richiedere un altro foglio rosa e farlo successivamente. Ma dopo aver compiuto i 21 anni o no? No, 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 21 anni non c'entra niente, posso farlo anche a 18 anni. Ok? Ok, L'importante è che questa non sia 21 lo anni stesso è la giorno. autosnodato.
A1, giusto? No, la A. Non ho capito. Dico, ha 21 anni e la A, giusto? Attenzione, a 21 anni puoi guidare i tricicli, ok? Quindi quelle tre ruote superiori a 15 kW. Sì, ma dico, con la patente A, se si prende la patente A2 da almeno 2 anni, si può prendere anche la A, a Sì, 21? in quel caso lì, se hai la patente a due, da almeno 2 anni puoi prendere la A, certo. Ok, Però grazie. non c'entra con questa domanda, eh. Ok, no, perché mi ricordavo i 21 anni, però ho detto sulla patente A. Ok. Irene, la patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita la guida di motocicli di potenza fino a 35 kW. Vero. B. Qui stiamo parlando di motocicli fino a 35 kW. Falso. Falso, perché motocicli fino a 35 kW, patente A2, che non c'entra niente con la B. Ricordiamoci, con la B posso guidare massimo le A1, 125, 11 kW. Oh, Davide. Il codice armonizzato 96 apposto sulla patente di categoria B abilita la guida di autoveicoli trainante un rimorchio non leggero oltre 750 kg, cui la massa massima autorizzata in compresso non sia superiore a 4.250 kg. Ok. Anita, il codice armonizzato 96 apposto sulla patente di categoria B indica che il titolare può condurre un'autovettura che traina un rimorchio solo in Italia. No, falso. In tutta Europa. Ok? Sono in Italia con la patente B le motociclette 125 solo in Italia, ma se no i rimorchi possono andare tranquillamente tutta Europa. Anita di nuovo, la patente di categoria B consente di guidare tutti gli autocarro mancanti. Massimo 3.500 kg, ricordati, la portata massima come gli autocarri, massimo 3.500. Ok? Davide. La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg per i 5 tonnellate, destinata al trasporto di non più di 8 persone, oltre al conducente. Vero? Quindi 9 posti, perfetto. Irene, la patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainano rimorchi aventi massa superiore a 3.500 kg. Falso. Perfetto. Ardita, la patente di categoria B consente di condurre tutti i tipi di quadricicli a motore. È falso. È vero, perché la patente B mi copre la patente M, quindi i quadricicli leggeri, e mi copre la B1, i quadricicli non leggeri. Ok? Non ho capito, scusami, me lo puoi ripetere per favore? Sì, allora ti ricordi che con la patente AM possiamo guidare tutti i ciclomotori a 2, 3, 4 ruote? Sì? Quindi i quadricicli non leggeri. Poi, con la patente B1, che è quella che abbiamo fatto all'inizio, abbiamo detto che possiamo guidare tutti i quadricicli non leggeri. Ok? E Ok. i quad. Quindi qua mi dice tutti i tipi di quadricicloturismo. Noi conosciamo solamente due tipologie di quadricicloturismo, quelli leggeri che guido con la patente M e quelli non leggeri che guido con la patente B1. La patente B mi copre tutti quanti i veicoli della M e della B1. Ok. Ok? Va bene. Ardita di nuovo. Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 4.000 kg, che trae un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 kg, è sufficiente aver conseguito la patente di categoria BE. È vero. Certo, falso. Allora, facciamo un po' di conti. Un autoveicolo di massa massima autorizzata a 4.000 kg non lo posso guidare, perché se ti ricordi, io posso guidare un autoveicolo fino a 3.500 kg. Ti ricordi che abbiamo detto gli autocarri che posso guidare con la patente B o gli autoveicoli, perché autocarri intendo tutti quanti, eh? Abbiamo detto Sì. limite massimo 3.500 kg.
Poi non c'entra niente il rimorchio che pesa 9.000 kg. In effetti, con la patente BE potremmo arrivare a 7.000 kg. Però i 7.000 kg come sono distribuiti? 3.500 kg massimo la motrice e 3.500 kg rimorchio. Ok. Quindi è 4.000 kg qua che ci fa sbagliare la domanda. Sveva, la patente di categoria BE, abilita a condurre autotreni, quindi autotreni, stiamo parlando di complessi veicoli, anche autovettura per rimorchio, composti, come dice qui, da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg, che trae un rimorchio di massa superiore a 3.500 kg. Io aspetto Sveva, niente Sveva. Valentino, te la devo Falso. rileggere, eh? Falso. Bravissimo Valentino, perfetto, perché abbiamo detto massa massima autorizzata 3.500 e un rimorchio di massa superiore a 3.500, non lo possiamo, perché al massimo il rimorchio può essere 3.500, bravissimo. Mattia, non mi ricordo se c'è ancora, andiamo a vedere, sì, Mattia c'è ancora. Sì. La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che trae un rimorchio con massa del complesso veicolare pari a 4.500 Falso. kg. Falso, perché al massimo possiamo arrivare con la B a 3.500 kg. Benissimo. Vanessa, la patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche contestualmente alla patente di categoria B sostenendo una prova di guida su specifico veicolo. Vero, quindi lo stesso giorno. Perfetto. Elisa, la patente di categoria B abilita a condurre gli autocarri di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, anche se trainante un rimorchio leggero, massa fino a 750 Vero? Allora, patente B possiamo tornare a guidare un autocarro fino a 3.500 kg, a cui possiamo agganciare un rimorchio fino a 750 kg. Rimorchio leggero. Ok? Sei convinta? Non superi niente, perché 3.500 kg è la massa massima autorizzata per la patente B. 750 è un rimorchio leggero. E abbiamo detto che fino a 750 kg, che sono considerati rimorchi leggeri, posso agganciare tranquillamente la patente B. Nell'eventualità che fosse maggiore di 750 kg, allora devo prendere la B96, che arriva fino a 4.250. Ma se rientra nei 750, che ho detto, un rimorchio piccolo, una moto, riesco a stare silente. Elisa, di nuovo, la patente di categoria B abilita a guidare gli autocarri di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 7,5 tonnellate. Perfetto. Ho finito le domande. Stavolta mi devo proprio tanto, sono già. Ah, quello devo mettere a posto. Sì. Va bene. Allora, stasera, se avete piacere, ripetiamo nuovamente tutta questa lezione qua, che in effetti è un pochettino complessa perché ci sono abbastanza pasticci. Soprattutto sui rimorchi, eh? Quindi, se avete piacere, la seguite. L'ho registrata comunque, quindi la troverete poi su YouTube anche. Sì, su YouTube c'è una pagina proprio su Scuola Basile. Sì, adesso poi lo devo, cioè adesso poi la devo ancora modificare per metterla su YouTube, eh? Quindi lo troverete poi direttamente.